Ciao Marcello, buongiorno. Ci troviamo in provincia di Cosenza e siamo nello splendido parco archeologico di Sibari, che era una colonia della Magna Grecia che fu fondata, pensa, dagli Achei arrivati dal Peloponneso nella metà dell'VIII secolo a.C. Io, Marcello, mi trovo nella zona del teatro romano, perché poi arrivarono anche i romani e appunto fondarono a loro volta la colonia romana. E questo che vedi, ti faccio vedere che bello, Marcello, è il teatro romano visto da dietro. Questa zona qua con questo colonnato purtroppo fu inglobato dalla struttura del teatro romano e fu veramente obliterato, insomma chiuso, perché il teatro romano sorgeva praticamente sui resti di un altro edificio precedente. Ti parlavo di Sibari, sono tre città in uno, pensa Marcello, ossia appunto Sibari, nata nella metà dell'VIII secolo, poi fu rasa al suolo dai rivali Crotone, fu rifondata nel 444 dagli Ateniesi insieme agli esuli appunto di Sibari, e pensa che in questa delegazione c'era lo storico Erodoto, c'era il filosofo Protagora e c'era anche l'architetto Ippodamo di Mileto, insomma tanti personaggi, tanti VIP del passato. Ma guarda qui Marcello, adesso vediamo il teatro, lo vediamo frontalmente, guarda che bello. E allora questa parte con le gradinate, ci sono insomma ancora una parte diciamo inferiore delle gradinate, l'orchestra, e poi ancora abbiamo la zona della scena. Ma io, Marcello, ti voglio far conoscere il direttore del Parco Archeologico di Sibari, il dottor Demma. Buongiorno e benvenuto a campo. Benvenuti voi. Allora, io so una leggenda, che forse non era proprio una leggenda, è vero che gli abitanti di Sibari erano, diciamo, si davano un po' alla vita dissoluta, è così? Assolutamente, prima dell'avvento degli SMS, quando avevamo più aggettivi, usavamo più di 300 caratteri per parlare, l'aggettivo sibarita era proprio sinonimo di persona dedita al lusso e ai piaceri della vita. Si diceva addirittura che le donne sibarite volessero essere avvisate un anno prima del calendario delle feste pubbliche, perché dovevano avere almeno un anno di tempo per abbigliarsi. Si diceva che erano così abituati al lusso che dormivano su materassi di petali di rose, e se per caso durante la notte un petalo si girava e gli poteva dare fastidio, si svegliassero proprio inferociti. Ma dottore, a proposito di vino, anche gli antichi sibariti avevano un rapporto molto speciale col vino? Beh, intanto le più antiche attestazioni del consumo di vino in Italia e della coltivazione della vite vengono proprio dalla sibaritide e datano intorno al 1300 a.C. Poi gli antichi sibariti erano cultori anche di questo piacere. Si narra, le antiche fonti ci raccontano che i sibariti addirittura portassero il vino direttamente in città, non con le botti, non con le caricandolo nelle anfore, ma addirittura avevano costruito dei vinodotti, cioè delle tubature che dalle vigne, una volta sistemato e prodotto il vino, lo portassero in città direttamente nei rubinetti. Che curiosità, Marcello. Dottore, grazie, ma io voglio venire con lei da questa parte, perché ho parlato di Ippodamo, e Ippodamo era un celebre architetto che poi aveva pensato e progettato un impianto stradale che è proprio quello che noi vediamo qua. Ecco, questa è la strada razionale ellenistica di Ippodamo, che aveva realizzato queste strade in maniera ortogonale, quindi angoli di 90 gradi, strade molto precise, giusto, dottore? Sì, strade che si incrociano ad angolo retto, isolati funzionali, cioè con funzioni divise da edifici religiosi, separati da edifici civili, separati da edifici per abitazioni, un po' l'impianto che oggi hanno tutte le grandi città, da Barcellona a New York a Berlino, insomma. Ecco, dicevamo tre città, Sibari, Turi e poi Copia è quella romana. Io so che ci sono dei progetti interessanti da parte vostra. Ci sono dei progetti di ricerca molto interessanti, stiamo rielaborando e risistemando tutti i magazzini che sono il nostro serbatoio di conoscenza, ma stiamo anche presentando al pubblico cose nuove. Proprio in questi giorni stiamo dando corso a un'importante iniziativa di presentazione del vino, una mostra, un piccolo percorso espositivo che si chiama Eno, e dove non è vino, non è gioia ed alcun altro diletto hanno i mortali, che avverrà al Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide in collaborazione col Consorzio di Tutela dei Vini di Terre DOP di Cosenza. E allora Marcello, noi andiamo a sperimentare il vino di Sibari, era quello proprio archeologico, quello antico. Ciao Marcello e grazie al dottore. Grazie a lei.